Siamo in via San Gregorio Armeno, antica strada del centro storico di Napoli, celebre in tutto il mondo per la presenza di numerose botteghe artigianali di presepi. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Nel presepe classico partenopeo i personaggi imprescindibili sono 15, a volte si arriva ad inserirne anche centinaia e centinaia. Sì, dipende molto dal collezionista, dipende molto da quel che si vuole, ce ne sono diverse e diverse migliaia, c'è addirittura chi adesso insieme a quelli tradizionali, quindi che fanno parte della tradizione, hanno unito quelli dell'attualità, quelli che addirittura mettono i calciatori, quelli che mettono gli attori, chi più ne ha più ne mette. Diciamo che il presepe sta diventando una sorta di contenitore, tradizionale per certi versi, ma anche innovativo, perché appunto ci puoi trovare il Maradona, ci puoi trovare l'insigne di turno e tante altre figure. Allora, come vedi qui ce ne sono diversi che fanno parte sia della tradizione, ma ce ne sono diverse figure innovative. Infatti accanto al pescatore, che oramai è una figura imprescindibile del presepe, c'è lo Sciosciò, che è una figura scaramantica, accompagnato da tutti i corni, quadrifogli e tante altre cose. Poi c'è un'ultima nata, che è la Megera. Come puoi vedere addirittura ha tre occhi, c'è l'occhio divinatorio e lei presagisce il futuro da questa sfera di cristallo. Insieme all'Armenzio, che è appunto un'altra figura tradizionale, c'è la Procidana, ma come vedi c'è anche la figura di Totò nelle sue innovazioni, però sempre fedeli alla tradizione. Maestro, che cosa sta facendo? Sono dei piedini delle Madonne del Settecento, sono in tutto il legno. Sto facendo prendere il loro colore dalla carnagione propria. Dopo vanno sfumate e poi vengono antichizzate. Salve, in visita a San Gregorio Armeno? Certo, sono venuto appositamente da Mantova per completare un acquisto che feci a Milano di un presepe allestito all'interno di una carabattola e alcune cose mi mancano e quindi penso di trovarle in questi posti.